Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Stefano Parenti Personal Trainer a Praga. Oggi andiamo a parlare di dimetazine o DMZ. Questo particolare prodotto poi lo andrò comunque a regalare nel prossimo giveaway sulla mia live sul canale di Twitch. Trovate il link in descrizione. Possono partecipare tutti a questo determinato giveaway. L'importante è essere registrati sul mio canale Twitch attraverso l'abbonamento Prime, che è comunque chi ha Amazon Prime. L'abbonamento al canale Twitch è completamente gratuito, non ci sono spese aggiuntive. Detto ciò, oggi andiamo a vedere che cosa è questo determinato integratore alimentare, che poi ovviamente non si tratta sempre di un integratore alimentare hardcore, e la mia personale esperienza. Ecco perché ho deciso comunque di regalarlo, non perché non intendo riutilizzarlo, ma è solo unicamente perché l'ho già provato, ho già avuto la mia esperienza, ho già avuto comunque i miei feedback per quanto riguarda questo determinato integratore. È un integratore che mi piace, soprattutto utilizzato pre-workout. Perché ho utilizzato pre-workout? C'è anche questa grandissima diatriba sull'utilizzo anche dell'anadrol in una fase di pre-workout, invece più che altro di ciclizzarlo. E questo penso che è un integratore che potrebbe essere collocato in questo determinato scenario, perché comunque ci dà dal punto di vista, proprio parliamo poi in termini molto molto pratici, dal punto di vista della forza, della resistenza, ci dà una grandissima performance in palestra. Quindi anche 10 mg pre-workout, il compound funziona alla stragrande dal punto di vista della forza, del focus e delle prestazioni in palestra, del glicogeno comunque intramuscolare che comincia ad entrare nei nostri muscoli. È fantastico, è veramente una bomba. Dal punto di vista invece della ciclizzazione, le 4 settimane, 5 settimane, non raccomando mai di andare oltre le 6 settimane, perché comunque è un pro-ormone, designer steroid, la parola più corretta nel definire questa determinata molecola, che potrebbe dare problemi dal punto di vista appunto al fegato, ai reni, e quindi non è un prodotto che può essere considerato sicuro da utilizzare per un lungo periodo di tempo. Che tipo di guadagni possiamo aspettarci da questo determinato integratore? Guadagni di massa pulita, magra, asciutti. È un prodotto veramente eccezionale che ci permette di andare a costruire tantissimo muscolo anche in poco tempo, dopo la prima settimana, un po' anche come il D-Ball e l'Anadrol, no? Se andiamo a paragonarlo con questa tipologia di famiglia di DAS, ha più o meno le stesse caratteristiche, perché comunque anche il D-Ball e l'Anadrol ci permette di vedere nel breve lasso di tempo dei grandissimi risultati. Quindi è qualcosa che dobbiamo tenere fortemente in considerazione anche per quanto riguarda il dimetazine, il DMZ. Dal punto di vista delle trial scientifiche non ci sono particolari allarmismi per quanto riguarda danni epatici, danni renali, però il discorso è sempre il seguente. Ovviamente nell'uso delle trial scientifiche viene utilizzato per esempio dei dosaggi molto bassi, oppure vengono utilizzati in maniera molto discontinua, quindi il prodotto non fa in tempo a costruire effetti collaterali abbastanza considerevoli, ed è per questo, in questa chiave, che inserisco questo determinato integratore. Se noi lo utilizziamo come pre-workout per massimizzare il nostro allenamento, i danni che otterremo da questa tipologia di molecola sono veramente effimeri, quasi inesistenti, e otterremo comunque degli enormi giovamenti dal punto di vista dell'energia, della forza, delle performance e anche del pump, perché non ci dimentichiamo che questo prodotto ha nelle sue caratteristiche, ci dà un grandissimo pump dal punto di vista proprio estetico durante il nostro workout. Quindi anche in termini di risultati, come possiamo paragonarlo anche in termini di effetti collaterali, come il Superdol, perché fa parte comunque di quella identica categoria, quindi un designer steroid, quindi un vero e proprio ormone steroideo che è già bello e pronto per il nostro corpo da poter utilizzare. Quindi come tale, per esempio, io mi ricordo, è stata una cosa abbastanza recente, un atleta che fa CrossFit, un mio atleta, prima della gara abbiamo utilizzato il Superdrol, no? Zero effetti collaterali, perché l'abbiamo utilizzato in maniera strategica. È quello che conta, ragazzi. Bisogna sempre imparare ad utilizzare questi prodotti
in maniera strategica. Se noi lo utilizziamo per un determinato contesto, il designer steroid è quello che è fortemente metilato, epatotossico e ha problemi renali, ma lo utilizziamo solo in quel determinato contesto per un periodo molto circoscritto di tempo, non avremo mai tempo di andare a manifestare effetti collaterali, ovviamente cosa contraria. Se noi andiamo a utilizzare questo prodotto per 8, 10, 12 settimane e pretendere che nulla accada, questo ovviamente è qualcosa che non consiglio assolutissimamente, e sicurissimamente qualcosa accadrà di negativo. Mentre per quanto riguarda questo mio atleta di CrossFit, abbiamo utilizzato il Superdrol, bassissimo dosaggio, grande performance, primo classificato ovviamente nella sua competizione. Quindi impariamo ad utilizzare questi prodotti, ad sfruttarne i benefici evitandone gli effetti collaterali, perché ci sono i modi per poter utilizzare queste determinate molecole senza intercorrere ad effetti collaterali. Con questo è tutto, ragazzi. Non ho fatto un video comunque dove spiegavo che cosa è, che cosa non è, è un designer steroide, poi comunque la storiella ve la trovate su Wikipedia, ragazzi. Qui si parla, questo canale si parla comunque di recensire dei prodotti e far sì che se uno ha intenzione di utilizzare questi prodotti sa quello che fa, come gestirli e sa anche come poterli andare ad utilizzare. Se però io non raccomando mai utilizzare questi prodotti, ma quantomeno una persona è cosciente che se utilizza questo per 8-10 settimane va a finire all'ospedale o può avere comunque gravi complicazioni, transaminasi alle stelle e via discorrendo. Se invece questo prodotto viene utilizzato per un determinato scopo, per una gara, per una competizione, pre-workout nei giorni più pesanti, ha senso di esistere, lo utilizziamo massimo due volte alla settimana e non abbiamo nessun effetto collaterale, è solo i benefici. Con questo è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi, mi raccomando, mettete un bel like, un commento e alla prossima.